d'estate è più difficile che esistano scie persistenti a quote più basse, perché in quelle condizioni di temperatura e di umidità la scia si forma e si dissolve immediatamente. Ogni qualvolta le autorità civili e militari tentano di giustificare la presenza di scie nei nostri cieli, le motivano con il fenomeno della condensazione provocata dal passaggio di velivoli ad altissima quota, sopra gli 8.000 metri. Ma in questo video dimostriamo per l'ennesima volta che le scie si osservano a quote non superiori ai 2.000 metri e quindi in condizioni di temperature di gran lunga superiori allo zero termico, così escludendo qualsiasi speciosa disquisizione sui valori di umidità atmosferica o apportata dai motori. Affinché infatti si possa determinare il fenomeno della condensazione, è necessario che le temperature siano vicine ai 40 gradi Celsius sotto lo zero, insieme con elevati valori di umidità. In questo filmato si possono distinguere benissimo dei cumuli di sfacimento, a causa degli elementi igroscopici delle scie chimiche. E si nota benissimo come il velivolo, rilasciante una scia di tipo persistente, sorvoli al di sotto delle nuvole. Ciò indica in modo inconfutabile che l'aereo percorre lo spazio di cielo ad un'altitudine non idonea alla formazione di alcun tipo di scia, persistente o meno. In realtà tutti i velivoli che possiamo identificare nei dettagli ed avvistare addirittura nelle ore notturne sono aerei militari che disperdono elementi chimico-biologici a quote molto basse. Coloro che blaterano di condensa sono in evidente malafede e come tali vanno condannati.